Per tutta la comunità di Fano, quella del 10 di luglio è una giornata importante e speciale allo stesso tempo, perché se da una parte si festeggia il santo patrono della città, dall'altra si dà il benvenuto al nuovo vescovo Monsignor Andrea Andreozzi. Già dalle prime ore del mattino la basilica si è riempita di numerosi fedeli in occasione delle celebrazioni legate a San Paterniano, che si sono susseguite ogni ora. Ad officiare la Santa Messa delle ore 11 per la prima volta, Monsignor Andreozzi, che ha salutato i presenti e lanciato un messaggio alla cittadinanza. Io raccolgo il frutto di ciò che tu hai seminato. Dice Gesù nel Vangelo, alcuni seminano, altri hanno la fortuna di mietere. Io vengo a raccogliere il frutto di ciò che altri hanno seminato e oggi sono qui a ringraziare il patrono per il lavoro di tutti voi. Sono qui, Paterniano Vescovo, nostro patrono, per chiedere il tuo aiuto, per chiedere la tua protezione, la tua intercessione. Lo faccio per me all'inizio del mio mandato, lo faccio per tutti i miei fratelli e sorelle che sono qui oggi e per questa Chiesa. Assistici, accompagnaci con la tua preghiera, dona forza e sii accanto a coloro che hanno delle responsabilità. Paterniano, tu hai conosciuto il tempo del paganesimo, ma hai saputo avvicinare le genti, i gentili. E questi termini ci portano ad un terzo vocabolo che piace al Santo Padre Francesco. Gente, gentile, gentilezza. È la chiave del come, è la chiave dello stile. Senza la gentilezza non potremo incontrare i gentili. Senza uno stile non potremo evangelizzare le genti. Un messaggio di festa innanzitutto, perché abbiamo bisogno di fare festa e di celebrare anche le occasioni di festa e di incontro tra le persone. Quindi la capacità di essere nella gioia, di incontrarci in un clima di festa e in un clima di distensione, anche di reciproca accoglienza. Celebrare il patrono significa ritrovarsi come comunità, una comunità nella quale io mi inserisco ormai da un paio di giorni e quindi per me è tutto nuovo e penso che piuttosto che sia io a dare un messaggio alla città e la città che rivolge a me il suo messaggio di amicizia, di cordialità e anche l'invito ad essere attento e a conoscere quanto prima i luoghi, gli ambienti e le persone. Presenti alla funzione anche le autorità militari e civili. Festeggiare il patrono significa creare un momento di identità di una comunità, un senso di appartenenza e un riferimento per quelli che sono i valori spirituali e religiosi. È anche un bel momento perché celebrato il nuovo vescovo Andrea, è un bel momento ma soprattutto un bel messaggio. Come uso le parole di Sua Eccellenza il Vescovo, delle genti gentili nella gentilezza. Ecco un messaggio che ci portiamo dietro in questa giornata dove si festeggia il Santo Patrono.